Oh, è caduto tutta questa carezza, cara, io sono Genius 39. E ci sono anch'io, Stone. Oika il tutti zagarezza, cari, io sono Genius 29 e oggi siamo qui su Elsword di martedì, poiché io, dato che ho finito le lotte wifi su Pokémon Ruby Omega e Zaffiro Alpha e non ne ho più da registrare e da commentare eccetera, ho pensato di fare due video di Elsword alla settimana, cosa che chi ha visto il vlog di domenica già sapeva. E infatti nel vlog di domenica io avevo chiesto, dato che voglio fare sia PvP sia Dungeon in questi due giorni della settimana, ovvero martedì e domenica, avevo chiesto se preferivate i Dungeon il martedì e i PvP la domenica, o il contrario, quindi PvP martedì e domenica Dungeon. Ho avuto soltanto due commenti riguardo a questo argomento, e entrambi dicevano di fare il Dungeon martedì. Quindi oggi ci ritroviamo qui di martedì a fare Dungeon. Intanto, non aprivo Elsword da un mese, anche di più, e ho notato che hanno aggiunto un nuovo personaggio, che in realtà sono due, però non hanno classaggi. Ditemi come vi trovate con questo personaggio, non mi ricordo come si chiama, dovrei averci delle carte di loro, perché tipo c'avevo una quest. Ecco qua, Lu qualcun altro, non mi ricordo come si chiama. Ditemi se l'avete provato e se è forte nei dungeon, nei PvP, che mosse c'ha. Ditemi se dovrei provarlo, se volete che faccio un video dove lo provo in PvP o roba del genere. Poi ringrazio un fan che mi ha mandato queste pozioni rilassanti che ripristinano il 100% degli HP e del mana, e quindi le userò molto con cura, le userò soltanto mentre registro. E poi ho ricevuto tramite un bauletto il diso promozionale Psycho e la mascherina e il vestito di Face Off. Detto questo, a parte che qua c'è un PvP della gilda, non l'ho mai fatti, però oggi è giorno di Dungeon, quindi mi dispiace, ma il PvP della gilda magari lo faremo domenica se ci sarà l'occasione, anche perché non so quante persone ci siano in gilda adesso, penso soltanto io. Comunque, avviamo il Dungeon. Voglio andare a fare i Dungeon di Belder, anche se ho questa Elder, Besmalter e Peita. Voglio andare a Via del Palazzo, Ponte Ardente, Quartiere Commerciante e Porta del Sud. A Via del Palazzo ci sono già stato, il problema è che sono morto e non avevo più revitalizzanti, infatti adesso non ne ho. Avevo messo difficile, quindi adesso ci rivado e cerchiamo di vincere questo dungeon. Il mio sangue ribolle. Perfetto. Fight. Ok, intanto qua notiamo che ci sta una specie di fango fiammante di Ben 10 femminile, però. Sì, infatti, guarda, sembra tipo di fatta d'erba. Non fatta d'erba in marijuana. Ma qui every day. Non le voglio le monete dell'eroe. C'ho 12 milioni di Elder, come cazzo si chiamano, di ED. Vieni qua, amica. Sentinella, che l'abbiamo già vista l'altra volta. Ok, Morice. Dobbiamo stare attenti a queste qua con i capelli rossi, perché una volta ammazzate esplodono. Guardate. Ecco, esplosa. Tipo le torrette, i cosini di guardia che stavano dove c'erano i Robeo. Non mi ricordo mai i nomi. Non me li ricordo anche perché da un mese che non gioco. Oggi è il primo giorno che ci gioco da quando sono tornato dalle vacanze, chiamiamole così. E quindi non mi ricordo quasi niente. Le combo non è che me le sono dimenticate, perché due tasti devo pigiare. Anche se non sono pro come... A parte non sono mai stato pro, via! L'ho evitata? Non lo so, può darsi. Perché non... Ok, fa. Fammi andare. Ah, poi qua ci sono i dinnuti, così li ho soprannominati io sti cosi, perché sono un misto tra dinosauri e pennuti, quindi sono i dinnuti. Poi là ci stanno i Babbo Natale. La banda dei Babbi Natale. Guarda quanti ne sono. Oddio. Cannone impulso. Non so chi ho colpito, però attacco comunque. Ok, adesso no, perché non sto attaccando nessuno. Questo polverone a volte mi dà la confusione, a volte no, non capisco bene il perché. O me la devi dare sempre o non me la dai mai. Senza doppi sensi, grazie. Tanto so già che fate sti pensieri pervertiti.
Non dobbiamo morire, raga. Cioè, bordello. Questo qua è troppo forte. Ecco, se poi mi faccio da pure fuoco. Sentite, facciamo così e andiamo a cavalcare il nostro... Non mi ricordo mai come si... Non mi ricordo, come ti chiami? Non lo so, io lo chiamo rinoceronte, va bene? Ora in avanti ti chiamerò rinoceronte. No, scherzo, come ti chiami? Non me lo dici. Vabbè, ti chiamerò pet cavalcabile, fine. Il rinoceronte cavalcabile. Ah, non mi salta, ok. Ma sei stronzo però, sei stronzo forte. Mori, minchia, ci mette gli anni a morire questo. Messi lì. Perché sono andati di là? Volevo attaccare questo. Minchia, se sei stupido, eh. Vieni qua, stronzetto. Questo ci ammazza. Mori. Oh, perfetto. Qua che no, ne è rimasto un altro. Vabbè, ragazzi, mi sa che abbiamo perso. Questi cosi sono irresistibili proprio. Cioè, sono troppo belli. Guarda che faccia. C'ha tipo la faccia di un bestiodon. A parte i bestiodon non mi fanno schifo al cazzo. Sono brutti. Olè, evito il colpo, sei troppo lento, amico. È come Davide e Golia. Te sei Golia, io sono Davide. Quindi, pum, decapitato. No, scherzo, non ti posso decapitare. Le monete non le voglio. Che palle, perché le raccolgo allora? Non lo so. Qua ci sta un dinnuto che viene cavalcato da un soldato. Qua c'è il Babbo Natale. Lì ci sta Fango Fiammante versione femminile. Vabbè, ma io sono troppo pro. Cioè, non mi serve mica beccare la gente. Io colpisco dall'altro lato perché sono troppo forte. Mamma mia, guardalo. Cacciatore di particelle. Bomic, get out the way. Get out the way. Muori di nudo. Oh, guardalo là. Sembra tipo di stare in Jurassic World. Ci mancano ancora 5 intersezioni, chiamiamole così. E poi ci sarà il boss. Io non sono ancora arrivato al boss. L'ho già fatto sto dungeon, però sono arrivato a quello prima del boss. E sono morto lì perché sono stato un coglione. L'ho sottovalutato. Adesso invece non lo sottovaluteremo. E questa qua però mi esplode in faccia. Per fortuna ho ancora 29 pozioni di queste cose che mi danno. Anche se mi danno pochissima vita. Non sei morta, adesso muori. Ma sei maschio o una femmina? Io non ti capisco. Sei un trans, va bene. Ma guarda questo qua! È sbucato da... No, vabbè, sei stronzofilo proprio. È sbucato dallo scrigno. Sei proprio stronzo, eh. Ma stronzo forte. Cannone a impulso, vai. Questa qua adesso mi esplode. Ecco, appunto, ci ha presi. Allora, la pozione che ci recupera tutta la vita la voglio usare al momento giusto, perché non le voglio sprecare. Perché sono la nostra unica fonte di salvezza. Le altre due pozioni non fanno un cazzo. Una recupera il mana, ma ne recupera pochissimo. L'altra recupera vita e mana e spegne l'incendio, non capisco. E ne recupera pochissimo. Quindi dobbiamo stare attenti. Questa qua che sta a ballare, non capisco perché. Te la sei voluta. Sì, la voglio la tua figa. Se me la dai, la voglio, grazie. Magari non mi esplodere in faccia quando me la dai. Perfetto. Ok, no, a parte se è stronzato, uccidiamo il Babbo Natale qui. O un Babbo Natale o un cardinale questo. Ditelo voi nei commenti. Lo devo chiamare. Sì, chiamare. Chiamare Babbo Natale o cardinale. Io nel frattempo lo chiamo Babbo Natale. Ah, ci stanno pure i ninja. 4 tartarughe per difendere la terra. Viva i ninja. Viva i ninja. Viva i ninja. Basta, si è rotto le palle di cantare. Anche se non sono tartarughe. Un altro colpo che mi danno, poi la uso. Questo qua è stronzo perché c'ha l'anti-knockback. Però se lo continuiamo a colpire lui non ci lancia la sua pietra addosso. Una cosa molto buona. Dove cazzo stanno gli altri? Qua ci sono le tartarughe ninja. Acceleratore di particelle! Oddio, evitiamo le esplosioni. Cannone a impulso. Basta che mi muore quella. Ok, siamo 6 di livello. Sì, che culo di merda. Non dobbiamo nemmeno usare la pozione, perché quando si sale di livello ci aumenta la vita al massimo.
Questa cosa la amo veramente. È tipo come i Saiyan. Quando sei in fin di vita, aumenta il tuo potere. Come disse Vegeta nella saga di Freezer, si fece colpire da Gohan e poi si fece rianimare da Dende. Ok, non voglio parlare di Dragon Ball qui, non stiamo facendo manco un gameplay di Dragon Ball, lo farò giovedì. Vi ricordo di guardare il vlog, perché nel vlog di domenica ho detto molte cose interessanti riguardo alla programmazione video. Acceleratore di particelle. No, tu non mi attacchi. Perfetto. Vieni qua, stronzofilo, vieni qua. Questi qua a me sembrano delle specie di squali. Non so. Cosa ci sarà mai sotto queste loro armature? Delle persone normali? Dei mostri? Degli encefalogrammi che non so manco che cazzo siano e se esistano. Boh, non lo so. Oh, qua troviamo pure i fegati. Che bello. Guarda, una caramella gommosa, un fegato. Guardalo. Fa le capriole. Ma che è sta gente? Perché più avanti vado, più gente strana trovo? Anche se anch'io sono strano, però loro sono più strani di me. Boh, raga, veramente. Morite male? Olè, guardalo! Brrr, queste qua esplodono, non mi interessa. Potete esplodere quanto vi pare, potete pure squirtarmi addosso. Non mi interessa. Quante. Cannone impulso, cioè, massimo della stessa altezza e lei vola pure. Mi ha dato fuoco. Usiamo un coso curativo. Lo scrigno magnifico. Perché si scrigni più va avanti, più ci si mette di più a romperli? E cosa avevano? Elisir degli alchimisti debole. Magari vedo un po' che fanno sti Elisir, perché secondo me sono buoni. Elisir rianimante semiforte, ripristina al 30%. Questo è 4500 HP, non so quanti HP massimi ho. No, volevo usarlo. Proviamo a usarlo. Ehi, un attimo, ora arrivo, calmo. Ecco, Magurd, quello lì con la cresta di pollo addosso. Qua però mi uso una cosa curativa massima. Perché sai com'è? Stiamo andando a combattere contro un mini boss che ci potrebbe fare molto male. Prima sono morto da lui, da sto stronzofilo. Con la sua sciabola, guarda lì. Ho evitato il colpo in una maniera assurda. Chi sto colpendo non lo so. Che cazzo è successo? Perché non sono più trasformato? Ma te senza le guardie non sei nessuno, Madurg, Magurd, come ti chiami? Polka. No, Polka è il suo dinnuto. Il suo dinnuto si chiama Polka. Lui invece è Magurd. Nomi più strani non potevano metterli. Ma la smetti! Ti contrasto sempre tanto, vedi? Ah, ecco perché. Mi finiscono subito i DP perché facendo lo scudo ne spreca di più, a quanto mi ricordo. E a quanto ho capito, perché tipo ne ho fatti tre di fila e mi è finito subito il. Mi sono finiti subito. Ma ok. Ma già mi sta ammazzando questo! Ok, dà più vita questo. Sì. Danno più vita gli elisir degli alchimisti. L'avevo detto che erano buoni. Perché non mi credete? No, non è vero, voi mi credete perché siete bravi. Ma Madurg, c'è un bordello di vita. Io sto attaccando soltanto Polka praticamente. Devo uccidergli prima Polka e poi uccidere lui. È quello che mi vorresti dire? Cioè, se non uccido Polka non riesco ad attaccarlo. A meno che non attacco dall'alto. Mi ha ucciso! No, no, è troppo forte questo. Troppo. Raga, devo tornare da Madurg e ci vediamo qui. Per forza. Ok ragazzi. No, che cos'è sto coso? Dovrebbe esserci Madurg. Sali sul carro armato, Vargo e continua a combattere. Ok. Sono sopra. Ma porca. Ma mi stai trollando? Lo devo uccidere. Comunque ragazzi, se vi chiedete perché c'è sto carro armato e non c'è Madurg, è perché ho messo normale, pensando ci fosse sempre lui, e perché non ce la faccio. Altrimenti non ce la faccio. Se avevo i revitalizzanti potevo farlo. Ma ora che non ce li ho, no. Comunque quando mi dice di salire sopra vuol dire che posso continuare ad attaccarlo anche da sopra. Ok,
Perché posso attaccarlo anche da sotto. Anzi, la cosa che più mi conviene. Ma c'è qualcuno che mi tira frecce. Non lo vedo. Comunque vai, è già due vite, barre di vita in meno. Mentre attacchiamo qua, posso mettermi... Ok, me l'ha messo. Mi sa che dentro ci stanno i soldati, eh. Per questo. Pure il carro armato mi ha ucciso. Che cazzo ho fatto? No, vabbè, raga, non ce la faccio a fare sto dungeon. Mi dispiace. Abbiamo failato. Secondo episodio dove failiamo, penso. Anche, o forse abbiamo fatti di più. Vabbè. Comunque, ragazzi, per questo è tutto. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ditemi se fare i dungeon di martedì e PvP la domenica o il contrario. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ragazzi.